Ciao ragazzi, benvenuti nel mio studio. Oggi voglio parlarvi di un attrezzo che secondo me è fondamentale arrivati a questo punto in cui facciamo del fai da te, ma dobbiamo farlo con un po' più di coscienza, cioè se ci mettiamo a smontare parti fondamentali come le sospensioni, il coperchio delle punterie del motore o tutte quelle parti che, ad esempio, se le avvitiamo troppo rischiamo di spannare la vite e di fare un danno serio, ad esempio quello al blocco motore, allora conviene che ci dotiamo di attrezzi che servono proprio a non fare danni. Vi sto parlando delle chiavi dinamometriche. Ultimamente ho provato queste della Vanpo che trovate su Amazon nei link che vi lascio in descrizione. Sono veramente belle da vedere e la scatola è molto pratica e ha un sacco di accessori all'interno. Non le utilizzeremo soltanto per la macchina, ma anche per la moto e anche per la bicicletta, nel caso in cui voi siate degli appassionati. Vediamo come sono fatte. È veramente fatta bene. Il prezzo è medio perché siamo sull'ordine dei 40-50 euro. Io avevo comprato tempo fa su Amazon delle chiavi simili, ma le avevo rimandate indietro perché mi ricordo erano fatte un po' male, non erano pratiche, non c'erano scritti in Newton metro. Qui invece in questo caso abbiamo proprio qui i Newton metro scritti. Per selezionare la coppia di serraggio che preferiamo, basta semplicemente abbassare questa parte qui sul manico e possiamo quindi girare. Mi hanno mandato questo kit che comprende anche una semplice chiave a crico, che è carinissima, piccolina. Questo per quanto riguarda il set che ha la chiave dinamometrica tra 5 e 25 Nm. Nel set ci sono anche delle chiavi a bussola che vanno bene per questo tipo di attacco. C'è una piccola prolunga e altre chiavi dalle Torx. A livello di materiali mi piacciono parecchio. Cioè la fattura generale sembra molto molto solida, nonostante ci sia questo sistema di serraggio che sembra che dici sì, ma questo parte. No, in realtà no, perché così è ben serrato, vedete? Quando io invece lo porto verso il basso posso ruotarlo e selezionare la coppia. Posso anche decidere se essere destrorsa o sinistrorsa, che è una cosa fondamentale, quindi posso sia avvitare che svitare. Vi ricordo che alcune viti che nei motori, eccetera, soprattutto quelli legati alle ruote, piuttosto che catena di distribuzione, cinghia di distribuzione, alcune pulegge sono fissate con delle viti sinistrorse, il che significa che si ruota in senso antiorario per avvitarle, per non arrivare al punto che la rotazione del motore fa svitare le viti. Carinissimo è anche il sistema di bloccaggio, che è attraverso questo bottoncino qui. Se io cerco di entrare, non gliela faccio arrivare fino in fondo, vedete? Invece se premo il bottone, arriva fino in fondo e si blocca la testina, non esce più. Carinissimo. Per toglierlo, spingo il bottone. Belli anche i colori, c'è anche in colorazione verde. Sono arancio, rossa, rossastra. Vi spiego una cosa fondamentale, è perché dovrei scegliere una chiave dinamometrica di un'altra scalatura. Questa ha una costruzione diversa, infatti dovrebbe essere quella più grossa. Stessa tipologia, ma questa va da 5 a 60 Nm. Qui c'è un tappino che va svitato nel caso in cui vogliate riregistrare la molla all'interno. Ogni 2 mesi le chiavi dinamometriche vengano riregistrate, cioè la coppia di serraggio sia precisa il più possibile, avendo uno scarto del 3%, come ci spiega questo fogliettino. Sono quasi certo che non lo fa nessuno. Uno si compra la chiave dinamometrica e poi la tiene lì in eterno. In realtà è una cosa che non si fa. Bisognerebbe almeno ogni 2 mesi, poi dipende dall'utilizzo. So per certo che molti non lo fanno. Qui abbiamo un set diverso di accessori. Qui abbiamo una lunga prolunga, fighissima. Questo soprattutto per le candele, per andare a svitare le candele, soprattutto riavvitarle con una coppia di serraggio che non sia eccessiva, perché quando roviniamo il filetto delle candele, ragazzi, potete piangere in aramaico, ma non c'è più niente da fare. Delle chiavi delle candele sono completamente forati e hanno delle guarnizioni interne che permettono di togliere la candela e quando si sfila rimane attaccata alla nostra bussola. Quindi questa chiave per le candele, questa pure, stessa cosa, perché le candele hanno delle grandezze diverse. Anche qui ci sono dei bussolotti standard. C'è lo snodo, questo è fondamentale, perché se abbiamo le candele o qualsiasi altro tipo di vite imboscato in una maniera un po' irraggiungibile, complicato da raggiungere, lo snodo diventa fondamentale. Mi ricordo ammortizzatori da sostituire, composizioni clamorose, le viti erano tutte incastrate, un disastro. Anche qui ci danno due Torx,
perché io devo prendere una chiave dinamometrica da 5 a 60 Nm oppure prendere da 5 a 25, cioè cosa cambia tra queste due? Quella più grossa in realtà potrebbe fare tranquillamente il mestiere di quella più piccola. E invece no, le chiavi dinamometriche funzionano bene nel loro range intermedio, cioè diciamo che una chiave dinamometrica da 5 a 25 lavora bene tra i 10 e i 20 Nm. Siamo sicuri che lei stringe a quella coppia lì. Non stringerei a 8 con una chiave che ha un range da 5 a 60, ma questa qui la potrei utilizzare tra 15 e 50. Cioè, lavorare con le chiavi dinamometriche ai suoi estremi non lo farei, non è precisa. Ho preso questo attrezzo qui che avevo in garage e stringerò la vite con la chiave dinamometrica. La sua chiave è una 16 mm. Inserisco il bussolotto spingendo sempre il bottone dietro. Mettiamo a 15 la chiave dinamometrica. Per settarlo a 15, lo 0 deve essere su 15. Se io faccio così, da 15 aumento, faccio 16, 17, 18, eccetera, eccetera, a seconda del numero che mi ritrovo qui. Eccola. Un errore che vedo fare purtroppo a tutti, quasi tutti i meccanici, ma l'ho visto fare anche in televisione ed è un errore, ve lo posso assicurare. Infatti non lo fa soltanto uno dei programmi che seguo, TV, che è EdChina. Vi ricordate EdChina? Affari a quattro ruote. Una volta che si arriva alla coppia di torsione, siamo arrivati. Ok, siamo a posto, qui siamo qui a 15. C'è gente che fa così. Non va bene, ragazzi, quando chiudiamo è chiuso, basta. Una volta che abbiamo lo schiocco, non dobbiamo più muoverla. Mi raccomando, questo è fondamentale. Impugnatura comoda, mi piace molto. I materiali sono buoni. Quindi, secondo me, queste chiavi Vampo vanno benissimo. Mi piacciono molto. La fattura è molto buona, di quella grande e anche di quella piccola. I set sono ben completi. Scegliete voi, in base a quello che vi serve, la scalatura che preferite. E ricordatevi di iscrivervi al canale e lasciare un commento, un like. In descrizione trovate i link dei prodotti. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao!